Nel rigore che l'attuale momento di crisi impone, non deponiamo la speranza di realizzare obiettivi fondamentali. Lavoriamo con slancio, con tenacia, per aiutare i giovani a credere ancora nel loro avvenire, per aiutare tutti a valorizzare il proprio presente, ad amare il proprio passato. Diamo un senso pieno a ogni nostra azione. Gli esempi contano. Le difficoltà non si nascondono, si studiano per trovare il modo di superarle. Con questo animo, con questi propositi, con questa convinzione, attendiamo il tempo che viene. Auguri. Festa doveva essere e festa è stata per le due campionesse del tennis, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, ospiti d'onore ieri alla cerimonia di consegna delle stelle al merito, delle medaglie al valore e delle benemerenze provinciali organizzata dal CONI di Lecce per premiare l'eccellenza dello sport salentino. Nella serata in tutto sono state assegnate 6 stelle al merito sportivo. Per i presenti il momento più esaltante è stato quello della premiazione delle due sorelle d'Italia, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Ricordo come se fosse ieri Roberta che partiva a 12 anni e andava via da casa lasciando gli amici e la famiglia. Ricordo Flavia che ha fatto lo stesso passaggio all'età di 15. Hanno girato il mondo e hanno onorato il tennis pugliese e il tennis italiano. Pertanto hanno meritato e meritano questo premio. È molto bello, io ho sempre detto che sono i riconoscimenti più belli quelli che ti dà la tua terra, perché comunque vuol dire che la gente ti vuole bene, che continua a seguirti e che ti fa per te in ogni momento, quindi questi sono i momenti più belli. Cosa mi aspetto? Ti dico, non dico voglio vincere questo, voglio vincere quest'altro, preferisco arrivare tot. Io preferisco semplicemente cercare di cambiare qualcosa nel mio gioco, di migliorare nel mio gioco e poi di conseguenza secondo me le cose verranno. Il tennis è uno sport fantastico dove ci vuole tanto impegno, ci vogliono tanti sacrifici, ma ti dà delle emozioni fantastiche, quindi ne vale veramente la pena. Bellissimo, sicuramente essere premiate qui nel Salento, nella Puglia, è motivo di ancora più orgoglio per me. Beh, diciamo due, ne ricordo due, ma tanto ne scegliere uno è stata sicuramente l'altra vittoria che è uscita dalle ragazze e poi sicuramente la vittoria in un secondo a fine stagione è stata per me molto importante.